Adesso chiamo qua sul palco il professor Giuseppe Ruello, professore dell'Università di Napoli Federico II, per parlare di TLC Games, una competizione studentesca promossa dal CNIT. A lei la parola. Grazie, grazie mille, grazie agli organizzatori per darmi l'opportunità di presentare. Fortunatamente l'internet delle emozioni non c'è ancora, ma anche senza internet delle emozioni comprendo le vibrazioni che a fine di questi due giorni così intensi mi invitano a essere molto telegrafico nel raccontarvi questa iniziativa, che è un'iniziativa le cui motivazioni sono emerse in questi due giorni, che ci hanno raccontato di un settore molto complesso, con grandi difficoltà anche, ma in crescita tendenzialmente e complessivamente. In crescita vuol dire che nel futuro, si è parlato tanto di futuro, ci aspettiamo che i posti di lavoro crescano continuamente, e ancora già oggi le aziende delle telecomunicazioni, ma non solo le aziende delle telecomunicazioni, ci chiedono continuamente studenti capaci, perché hanno bisogno di talento e hanno bisogno di competenze per affrontare le sfide che ci aspettano, e noi purtroppo oggi non riusciamo a dargliele, questi studenti, né quelli capaci né quelli meno capaci, perché gli studenti sono pochi e non sono sufficienti a colmare questo gap di lavoro. E se guardiamo al futuro, il trend è ancora più preoccupante, perché il futuro dov'è? Il futuro oggi è negli istituti scolastici, nelle scuole superiori, e se noi andiamo a parlare di telecomunicazioni nelle scuole superiori, gli studenti guardano in cielo, girano gli sguardi all'altra parte, non è scomparsa la parola telecomunicazione dalle scuole. E questo significa che abbiamo un problema che potrebbe sembrare anche solo un problema universitario. Scompaiono gli studenti che si iscrivono a ingegneria delle telecomunicazioni, siamo rimasti solamente in tre università in Italia ad avere un corso di laurea triennale che si chiama ingegneria delle telecomunicazioni, o con piccole variazioni sul tema, e questo numero è destinato a diminuire, quindi praticamente siamo destinati a scomparire se il trend continua, perché il numero di iscritti è molto limitato. Questo qualcuno potrebbe dire, vabbè, qualche professore di telecomunicazione o di elettromagnetismo, come nel mio caso, in meno, potrebbe non essere un problema. Però siamo sicuri che questo è un problema solo universitario? Secondo noi questo è un problema di sistema, è un problema culturale, un problema di paese. Come facciamo? Come affronteremo le sfide? Qua c'è solo un piccolissimo sottinsieme delle sfide che ci aspettano, sfide per le quali è richiesta competenza, sono richieste capacità e competenze nel settore delle telecomunicazioni. O veramente il paese può pensare a un futuro senza telecomunicazioni? Questo credo che non sia un problema solo universitario, è un problema di sistema, è un problema che riguarda tutte le persone che si sono succedute su questo palco in questi due giorni, e molte lo hanno sottolineato, non sono certo il primo. E allora cosa vogliamo fare? Noi come CNIT, che raccoglie 42 università, quasi tutte quelle che lavorano sulle telecomunicazioni, stiamo cercando di realizzare qualcosa che provi a invertire questa tendenza. E questa tendenza si inverte come? Sì, andando a raccontare nelle scuole che siamo bravi, e questo lo facciamo già, e infatti nessuno viene a iscriversi. Il trend di crescente continua, e allora bisogna trovare un nuovo modo, e lo strumento che abbiamo trovato è quello del gioco, che non è uno strumento originale, già lo fanno in tanti, però è uno strumento che funziona, e quindi è uno strumento che secondo noi ha senso. Il gioco significa creare squadra, creare soprattutto interesse su un argomento che oggi è scomparso dalle scuole, quindi riportare, con la scusa del gioco, quindi anche del premio, perché ovviamente l'idea è di portare, diciamo, dare dei premi, quindi un po' la carota, diceva qualcuno, portare di nuovo l'interesse e portare ancora a discutere le telecomunicazioni nelle scuole superiori. E quindi quello che vi presento e che stiamo costruendo è un gioco che noi abbiamo chiamato un po' ambiziosamente le Olimpiadi delle telecomunicazioni, le TLC Games, cioè una competizione che, con la scusa appunto del gioco, della sfida, dello stare insieme tra studenti, riporti la parola telecomunicazione nelle scuole superiori. E come si sviluppa? Vado rapidamente perché le vibrazioni e le emozioni arrivano, quindi capisco che poi non posso entrare troppo nel dettaglio, ma l'idea è di, abbiamo organizzato il gioco in tre fasi, quindi una prima fase molto molto ad ampio raggio, in cui chiederemo agli studenti delle scuole superiori di portare un contributo libero, potrebbe essere il video, potrebbe essere una composizione, un'immagine. L'idea in questa prima fase è quella di coinvolgere il maggior numero possibile di studenti, quindi non solo il nerd che forse comunque si iscriverebbe a una disciplina, a un'università in cui si studia una disciplina STEM, ma affrontare il mondo delle telecomunicazioni anche dal punto di vista economico, sociale, legislativo. Ne abbiamo sentito quanto sia importante affrontare il tema delle telecomunicazioni da più punti di vista, e secondo noi è importante che nella prima fase tutti coloro che hanno talenti diversi, non necessariamente chi ha già talento per le discipline
STEM, chiamiamole in questo modo, si confrontino sui temi nostri. Dopodiché avremo una fase 2 basata su un concetto di capture the flag, quindi una parte più tecnica in cui li metteremo a scontrarsi con prove software, prove hardware, e quindi cercheremo in questo modo di entrare ancora di più nello stimolare, speriamo, il loro interesse per le telecomunicazioni. E poi c'è una fase ambiziosa di rappresentanza che speriamo di poter fare in un paese magari internazionale. Ci sono contatti con l'IEEE ComSoc per cercare di inquadrare queste iniziative nell'ambito un ambito più ampio geograficamente. E quindi lo strumento è quello del gioco, è la sfida che ci siamo posti, e però ovviamente è necessario che il gioco arrivi, l'informazione arrivi, e quindi per proporre, per stimolare la partecipazione a questo gioco, ci siamo affidati a una strategia di comunicazione che arrivi alle famiglie, non solo agli studenti, perché è importante. Noi abbiamo dei numeri che sono molto forti, perché se andiamo dalle famiglie a raccontare i nostri tassi di occupazione, sono numeri che renderebbero sereno qualsiasi genitore che vede il proprio figlio prendere il nostro percorso. E ovviamente parleremo alle famiglie e anche agli studenti, cercando di utilizzare il loro linguaggio. Esistono dei termini che io ignoravo fino a pochi mesi fa, vi confesso, e significa che cercheremo di convincere gli studenti a essere orgogliosi del proprio futuro. Per chi si iscrive a ingegneria delle telecomunicazioni, mi hanno spiegato che questa parola significa che sarà orgoglioso di mostrare agli amici e ai propri conoscenti sulle reti sociali l'orgoglio che il proprio futuro sarà un futuro nelle telecomunicazioni. E chiudendo, parlando di futuro, rubo una slide alla presentazione che qui Nicola mi inviterà a fare l'anno prossimo, in cui parlerò degli esiti di questa campagna. Dirò che questa iniziativa ha avuto brillanti esiti perché l'iniziativa non ha visto solo il CNIT protagonista, come in questo momento, ma ha visto tutte le aziende impegnate nel restart, ma in generale nel mondo delle telecomunicazioni, a spingere in maniera sincrona e coordinata questa iniziativa per aiutare i nostri studenti a comprendere l'importanza delle telecomunicazioni, e quindi il numero degli studenti sarà significativamente aumentato. È un piccolo contributo, è una sfida che noi lanciamo anche al mondo imprenditoriale, perché, ripeto, secondo noi siamo a un punto di svolta e qui rischiamo o di scomparire oppure di riportare ancora il mondo delle telecomunicazioni nelle scuole. E quindi non stiamo parlando di cosa succederà col 6G, ma stiamo parlando di cosa succederà nel 10G. Se queste iniziative avranno successo nel 10G o nel 12G o nel 15G e ancora, che si terrà tra qualche anno, noi dovremo decidere se l'Italia sarà uno spettatore inconsapevole oppure se sarà un protagonista dello sviluppo di questo mondo. E io con questo vi lascio, grazie. Grazie mille, grazie professor Ruel, facciamo il tifo per voi, mi raccomando, facciamo il tifo per voi, grazie. Facciamo il tifo. Grazie.